Dalla necessità di restituire importanza al dialogo tra le generazioni all'urgenza di adottare uno stile di vita sempre più concreto, distante dal ritmo frenetico del consumismo, riscoprendo la bellezza di crescere insieme, in famiglia e maturare il vino dell'Unione. È denso di riflessioni e suggerimenti il discorso con cui Papa Francesco ha aperto lunedì sera nella Basilica di San Giovanni in Laterano il convegno della Diocesi di Roma sul tema «Non lasciamoli soli, accompagnare i genitori nell'educazione degli adolescenti». Non più bambini e non ancora adulti, è in questa tensione, in questa età di passaggio che i genitori, osserva il pontefice, sono chiamati a giocare la partita più importante per la felicità dei propri figli. L'adolescenza non è una patologia da combattere, ha aggiunto Francesco, incoraggiare la loro prematura ricerca di autonomia con attività sane in grado di metterli alla prova e di farli sentire protagonisti è il modo migliore di aiutare i ragazzi a raggiungere le loro mete. Loro cercano in molti modi la vertigine che li faccia sentire vivi. Dunque, diamogliela. Stimoliamo tutto quello che li aiuta a trasformare i loro sogni in progetti e che possano scoprire che tutto il potenziale che hanno è un ponte, un passaggio verso una vocazione nel senso più ampio e bello della parola. Per affrontare una simile sfida è necessario far parte di un progetto comune. Il pontefice ha invitato genitori e pastori a ricercare in una società ormai sradicata nuovi scenari in cui sentirsi tutti insieme casa, luoghi dove i ragazzi possano crescere armonicamente sia a livello comunitario che personale. Urge creare luoghi dove la frammentazione sociale non sia lo schema dominante. A tale scopo occorre insegnare a pensare ciò che si sente e che si fa, a sentire ciò che si pensa e che si fa, a fare ciò che si pensa e si sente, cioè integrare i tre linguaggi. Se da un lato gli adolescenti vogliono sentirsi già grandi, il mondo degli adulti, marcato sempre più prepotentemente dal consumismo, ha ormai accolto come modello di successo l'eterna giovinezza. È triste, ha aggiunto Papa Francesco, osservare chi desidera un lifting al cuore, cancellando le tracce di gioie e tristezze. La storia di una famiglia, ha rimarcato il pontefice, è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica bellezza. Perciò è urgente recuperare quel principio spirituale così importante e svalutato, l'austerità. Siamo entrati in una voragine di consumo e siamo indotti a credere che valiamo per quanto siamo capaci di produrre e di consumare, per quanto siamo capaci di avere. Educare all'austerità è una ricchezza incomparabile. Risveglia l'ingegno e la creatività, genera possibilità per l'immaginazione e specialmente apre al lavoro in equipe, in solidarietà. Apre agli altri.